Carissime amiche, carissime amici, comunque vi salvo un caloroso saluto dal bel paese dello Sant'Antonio di Cielo. Oggi, giovedì, facciamo una puntata speciale intitolata Nino Micale Show. Finalmente, dopo tanto, come ospite abbiamo Nino Micale da Luino, però è un Samprodo Doc. E oltre a Nino Micale abbiamo come ospite un altro Samprodo Doc che porta il nome Sant'Antonio di Cielo in giro per l'Italia e per il mondo. Un affermato professionista nonché maestro di musica, il maestro Francesco Bruno, al quale tanti lo conoscono, però per chi non lo conoscesse, allora ci vuole fare un piccolo escursus sulla sua brillante carriera. Mi ricordo che è stato anche maestro della banda musicale San Pinniceto. Sì, Giuseppe, hai detto bene, forse tu te lo ricordi, anche in quel periodo. Io cioè, sono di San Pianniceto, vivo a Messina da più di 30 anni, però ho i miei qua, vivo, diciamo, con la parte del mio cuore è sempre a San Pianniceto. L'origine si dimentica. E sono i miei cari amici, anche se alcuni come Nino sono ormai fuori per lavoro, lo sappiamo tutti, Però, grazie a questa occasione, sei stato un padre. e vi ringrazio No, grazie a te per la presenza. per questa occasione, che devo dire che a me fa piacere. E niente, io quello che non so, quello che si sa, quello che non si sa, io sono partito, sono nato in banda sotto la direzione. È stato il mio vero primo maestro in assoluto, il maestro Pietro Anastasi, che mi ha dato la possibilità di conoscere questa arte, questa scienza, per cui io dedico la mia vita. Ormai convivo con la musica da quando avevo 12 anni. E suona lo strumento? Ho cominciato col clarinetto, ho suonato 8 anni il piccolo e il mi bemolle, per l'esattezza, facendo un poco il solista nelle varie bande siciliane e calabrese. Poi a 19 anni conobbi il flauto e devo dire che in questo mi ha aiutato il consiglio di Don Giovannino, che conosciamo tutti, che suona ancora la fisarmonica, si diletta con il violino, eccetera. Dici: Franco, ma perché tu ti compri il flauto? Lo strumento, ci sono tante canzoncine che si possono fare, eccetera, eccetera. Da allora mi sono trovato un maestro, sono entrato in conservatorio e da lì io dedico la mia vita al flauto. Però quello che mi preme dire e far conoscere, cioè dedicare la vita alla musica e quindi vivere con la musica, che poi non si dice vivi per la musica, ma o comunque vivi di musica, ma sei la musica, perché chi pratica la musica e la ama vive la musica in lui, in sé, per cui è la musica, diventa la Certo. musica. Qualsiasi genere, qualsiasi livello, purché si faccia, Con passione per ogni cosa, penso. chiaramente senza quello non si va da nessuna parte. E poi niente, ho cominciato ad insegnare anche fuori, ho avuto tantissimi gruppi, tuttora ho tanti gruppi, da Sì, ogni tanto vedo su Facebook fotografie in giro per l'Italia pure. sì. Infatti sono reduce di un concerto importante a Roma, un trio flauto, viola e arpa, che facciamo musica del Novecento, prevalentemente Debussy, è musica raffinatissima di alto livello, e devo dire che abbiamo avuto ottimo riscontro. Insomma. Comunque ho tante formazioni, faccio anche altro genere, faccio anche musica siciliana trascritta in forma classica, per cui ho fatto anni fa un disco che sta andando abbastanza bene, musica sudamericana, musica cosiddetta classica che è fatta dal barocco ad oggi, da varie formazioni, cioè comunque, e non ultimo l'orchestra di Flau, che è a Flatus, che Sì. io sono il direttore, il dirigo, è praticamente frutto del mio lavoro negli anni, che è composta da tutti i miei allievi, migliori allievi che ho. Che faccio, tra virgolette, Riforma. quindi sono, come si dice, immerso nella La musica. musica Ecco, nel sangue. come si suol E dire. questo è un Samprodo che fa onore al paese del Pianicello. Grazie.
mentre ora diciamo passo la palla a Piero Basile a presentare a Nino Micali la cosa sua. Nino è stato un mio vicino di casa e siamo ancora vicini di casa con tutto che si trova fuori, purtroppo. Insomma, abbiamo il nostro linguaggio particolare. Io da casa mia un colpo di appuntato e lui da casa sua un colpo di maresciallo. Ricordo che questo lo facevamo anche con suo papà, con Pietrino, che poverino qui, però era un po'... Comunque colgo l'occasione di salutare a tutti i miei paesani, sia qua a San Benicello, sia quelli che sono in giro per il mondo. Anch'io mi trovo a Luino da 36 anni. Ecco, anche chi mi conosce, mi conosce. Chi non mi conosce, colgo l'occasione di presentarmi. Sono Nino Micali. Fratello di Santino, perché Santino qua è molto famoso, di casa, perché è più famoso di Nino. Famoso a livello di liceo TV è Santino Micali. Però cioè, a livello nazionale. No, a livello nazionale. È famosissimo qua in Sicilia per quanto riguarda il pallone. Mentre io dico famosissimo Ferdinando Patti, no, ha giocato effettivamente, è conosciuto. Però Rai 2 Rai 2 vince, spiegaci questa esperienza. Non cominciamo questa Rai 2 perché ce la devi raccontare. Sono un semplice, non so, faccio parte del pubblico, così ho fatto parte del pubblico. Ma niente di che, ogni tanto gli dicevo datemela due, datemela tre. Però tu sei amico di Franco D'Antisio, ti ha trascinato anche a te nella banda musicale. Ecco, io questo volevo dire, anche la mia carriera musicale è cominciata con il maestro Anastasio, no? Però è chiaro, io sono il tamburino, ma ci vuole pure. Sì, no, tutto serve una banda. L'ho fatto per un bel po' di tempo e quindi ho anche per ricordi, no? Quando ero nella banda, si andava a Maffa, si andava, ti ricordi Franco, no? Quanti siamo divertiti. Ma il canetto di Malfa non c'è. Ormai anni sono passati, si può raccontare anche perché c'erano personaggi effettivamente tipo uno tu e uno Franco. Dovete raccontare un'avventura di Malfa o inerente alla banda. Cosa ti ricordo? Mi ricordo i Gavettoni, ci facevamo dormivamo nelle scuole, no? C'erano i materassi per terra, tante estate. Allora è chiaro, eravamo gente di diverse età, no? Noi ragazzi, ragazzini, allora volevamo scherzare, ridere, non so, e davamo fastidio a quelli più grandi. Che potevano riposare. Ci ricordava a destra, a sinistra, diciamo che è fra Gavettoni, scherzi come militari, diciamo, no? Però comunque, belle giornate. Ci siamo divertiti. Poi c'era il famoso tuffo dal traghetto. Non so se Franco se lo ricorda. Quando stavamo entrando nel porto, era la nostra tradizione andare a nuovo, arrivare al mondo. No, ci tuffavamo la traghetta. Ci buttavamo la traghetta e arrivavamo nel porto al mondo. Prima della nata. Certo. Quindi, io mi ricordo, ero magrissimo, avevo tanto, tanto fiato. Adesso... Invasione di studio. No, fa niente. È stato stoppato. Però mi ha fatto ricordare una cosa. Dimmi. A quei tempi col maestro Anastasio. Sì. E non è che c'era. Dove si facevano le lezioni? Dove si facevano? Le lezioni di. Era
della faceva madre, nel suo francese. Il suo negozio prima, allora il solfeggio lo facevamo lì. Sì, sì, sì. Il solfeggio noi andavamo lì, veniva la gente che voleva, aveva il negozio di ferramenta, ci mettevamo un po' da parte, poi c'era la moglie, con anima, c'era Natalizia, che poverina spesso, come era piccolina, non ci arrivava, allora ci faceva. Peso, ma mi chiedo sta cosa. E lui poverino faceva, dice, rimasto di vista, aspetta ancora venire. E quindi questo era, questo era un uomo incredibile, duro apparentemente, ma tenerissimo dentro, un cuore che però formato. Aveva delle battute, il maestro La Stasa aveva delle battute che sono rimaste schiavamente nella storia. Si va del pesce rolli. Una, qualche battuta, dai. Una avere per non avere è meglio non avere. Mannaia l'anima da musica. Mannaia l'anima da musica. Quando sarà bravo con qualcuno. Perché non ha detto una volta non faccio nome perché no, però fare nome. Era tanto tempo che andava, cioè suonava nella bar e gli ha detto a una nota l'anno a quest'ora a una nota l'anno a quest'ora eri un maestro. In dialetto bisogna. Alla nuova l'anno che cambia. Lo cambia. La cadenza cambia. Cosa cambia? Invece io ricordo a Malta, comunque il primo anno, scusa, sì, posso? Sì, capo. Mi ricordo il primo anno che andai a Malta, avevo 15 anni, 14 anni, perché non è che si poteva andare subito, io sono uscito a 12 anni dalla banca, però prima dovevo fare la gavetta, cioè per andare a Malta bisognava conquistarsi queste cose, ho dovuto fare 2-3 anni di esperienza. Andammo, ogni volta si andava lì, mese di agosto, caldo, da morire, si andava a fare la visita al sindaco, si suonava nella sua veranda italiana e poi si dava qualcosa da bere, noi ci davamo qualcosa da bere. Questo qualcosa da bere, con quel caldo sudando, c'era alle 3 del pomeriggio, bella fresca, io tracannai con una velocità incredibile, allo scadere del secondo minuto non vedevo più nulla e pensavo che fosse te freddo, invece era Malvasia. Io bambino praticamente cioè, andai in panne subito. Quei 3 giorni di Malva per me sono rimasti memorabili, perché certo. Io non riuscivo più né a vedere neppure il libretto, figuratevi. Questo è un aneddoto che mi ricordo benissimo. E poi da allora è chiaro che hai continuato, ho continuato a bere per rinfrescarmi. No, ma anch'io bravo, non è che ci siamo fatti delle belle bevute e quello rimane. Quello rimane. Con Franco, effettivamente abbiamo condiviso tutto, perché noi fin da bambini, diciamo così, lui abitava vicino alla fontana e io solo alla fontana. Cioè abbiamo quindi qua vicini di casa erano. Ma sì, dai, poi 3 anni e 4 anni. Quindi ci passava siamo fratelli quasi, siamo cresciuti insieme e l'abbiamo fatto in un tipo di adesso magari racconteremo. Raccontate. Racconta qua. Per esempio qua dentro che ti ricorda? Sant'Antonio. Ecco, noi ma che non abbiamo fatto, che non abbiamo fatto. No, fatto di tutto. No, non mi ricordo quello, diciamo quasi. Non mi ricordo quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto non me lo ricordo. Una sera qua si facevano le recite, si facevano abbiamo fatto oggi, l'abbiamo ricordato. Una sera, cioè fra un atto e l'altro di una recita, che recitavano le persone più grandi di noi, che non avevano più esperienza, noi eravamo piccolo così, a un certo punto c'era padre Buongiorno, il prete di allora, sì. Ci prende a tutti e due, ci porta alla studio, dice mettetevi là e fate ridere. Tra un atto e l'altro, no? Perché se no perdevano tempo, e allora dice fate ridere. Ma quanti ce ne siamo date e bette? No, Giuseppe. Totò e compagni. Diciamo che noi non ci siamo trovati, dai. Tutta stasera qua era piena, no? C'era anche la tribuna, e quindi era tutto pieno. Allora c'era poca delusione, c'era poca delusione proprio. Ma sì, c'era qualcuno. Quindi era appunto d'incontro. Stiamo parlando fra il 60 e il 70.
Sì, esatto, sì, ma noi eravamo 8 anni, 7 anni, no, ragazzi, ragazzi, cioè, messi là, non sapevamo cosa fare, no? Cioè, fate ridere, facile fare ridere. Fate ridere. Fate ridere, noi siamo uomini, non ho capito. Ma allora, cosa succede? Io arrivo, ci siamo guardati un pochettino in faccia, e io, pum, la scoccia lui. Naturalmente, allora, io lui, caggio. Naturalmente, ma lui ha reagito, no? Cioè, noi ci siamo proprio, ci siamo perché le persone vivevano. Non abbiamo detto una parola, ci siamo scesi, io ero ancora arrabbiato con lui, cioè io volevo ancora... Eravamo rossi, pensa, ma tu pensa. Però avete fatto ridere. Sì. Ma sì, ma noi ci divertivamo. Da film è stato buono. Da film muto, del muto, no? Da. No, poi me ne ha fatti vedere lui, io con quell'anno, sai Giuseppe, un anno in più fa. Ma sì. Questo me ne ha fatti vedere tutti i colori. Ma dai, la racconta. No, la dai, diglielo, diciamo. E cosa hai fatto vedere? Cosa ti ha fatto vedere allora? Non ne parlare, di tutto me ne ha fatto vedere. E io Franco, però era nel a posto che ero mamma mia no mamma adesso effettivamente devo dire che era disco a lui era disco sì. Ero un buono timido lui mi buttava sembrerebbe al contrario ma buttava a mano a strada un po' di curioso ci credo cioè qua Franco c'è persone in America che ci conoscono vero. Come stai? Che possono confermare chi dei due è responsabile. Chi era il Monello? Il Monello. Se qualcuno ci ascolta vuole mandare un messaggio, c'è la chat. Mandateci un messaggio alla chat. Mi raccomando, ci piano. Vediamo. Va bene che abbiamo le spalle grosse, però non è che non è che accettiamo tutto così. Certo, come no? O no? Come no? E come passava il tempo alle voi? Ma ecco, no, no, quale chiesa? Ci si inventava di tutto. No, no, andavamo in chiesa pure, perché noi facciamo... Come no? Abbiamo fatto chiesa, abbiamo fatto... Ecco, io poi... Cioè, diciamo che passavamo... Il tempo, sai, si passava? Dalle 8 del mattino a mezzogiorno, seduti sugli scalini della chiesa madre. Ma che e poi da mezzogiorno alle 8 di sera sugli scalini del comune a San Francesco. Ah. E si chiacchierava, si parlava. Si chiacchierava. Poi voglio raccontare una cosa. Vuoi raccontare o vuoi contare? Contare e raccontare. Comincia a contare. Allora, non so chi si ricorda, qua c'era la famiglia di Dio. Sì. La famiglia di Dio. C'era Mario di Dio, episodio mio. Sì. C'era Mario di Dio. No. Sì, sì. No. Mario di Dio che era una bestia. Una, due, era una bestia. Noi eravamo più grandi, lui era un ragazzino che ne combinava tutti i colori. E un pomeriggio eravamo seduti là sugli scalini del comune San Francesco, passa questo tutto pettinato, tutto pulito. Si vede che sua mamma l'aveva fatto in bagnetto, cosa. E così passa, noi stavamo parlando e incomincia a dare fastidio a Franco, no? E lo toccava, e lo faceva. Ricordi quello come cosa mi chiedeva? No. Franco, mi dici quanta lire? E cioè, Mario, non ce l'ho, per favore, lasciami in pace. E da, sì, ma questo continuava. Tre secondi. Franco, mi dici 50 lire? Ma sei, sette, otto volte. E comunque dici, smettere, la fate. Comunque, fatto sta questo, è andato verso la matrice, no? Verso Madrid. Ed è ritornato. E continuava sempre con Franco. E territorio, e vate, di qua, di là, a un certo punto Franco non ne poteva più, si alza e lo rincorre. Questo scappa, Franco alza il piede, gli dà un calcio nel sedere. Diciamo. Ha fatto 3-4 passi, perché poi Franco si è fermato, no? L'ha preso di striscio.
una vampata, come si dice, cioè una fiammata, una fiammata, dicevo, l'ho ucciso, cosa è successo? Tutto quello, ma cosa è successo? Cosa è successo? Cioè questo piangeva, ma non perché si era bruciato, non sapeva perché sua mamma l'aveva mandata a tabacchino per prendere due scatole di fiammifero, due scatole di fiammifero, con il piede più sfiorando, mese d'agosto, con quel cazzo che c'era, quindi non accesso di fiammifero, è andato a fuoco, praticamente hanno messo un suolo sulla fontana, c'è lo schiccio, cioè, ma mai visto, la voce, non piaceva perché no, per il vestito, no. Perché si era bruciato, prima di mandare a portare adesso mi è ridato. Allora abbiamo dato i soldi, è andato a prendere due scatole di fiammi per appena fiammabile, ma effettivamente abbiamo avuto paura. Cosa è successo? È andato a fuoco con un calcio. Divertimenti c'erano, ma divertimenti lì, 40 anni fa ci creavano divertimenti, ma sì, guarda il computer, guarda i ma chi, poi si suonavano, più sani, si suonavano i campanelli, di casa si scappava, no. Si faceva, poi ne facevano serenata, già suonavamo, il lupo d'amore, il clarinetto, l'ho giocato all'ese pure con il clarinetto, e Valentino con la chitarra eccetera, no, c'erano i fratelli Cangeli si andavano nelle case, suonava e ci mettevamo a suonare, e qualcuno usciva o qualsiasi cosa. No, ma digli le tariffe che facevamo per il tango, facevamo un tango che aveva 10 lire per esempio, no? Il valzer 20 lire, c'era da raffare. No, se vuole fare era complicato, se vogliamo sentire la musica, pagavano. Ci si inventava di tutto, ecco, questo è bello. Andavamo in giro per le strade, così, suonavamo. Sì. E questo era il nostro divertimento, diciamo. Ecco, adesso. No, vabbè, adesso si hanno altre cose. Ma è diverso, tutto è diverso. No, ma quello è modo di Dio, anzi, meno male che. Ci sono i computer, i cellulari, però diciamo che ci sentiva molto meno. Sì, suo papà gli ha comprato a Franco un camioncino. Un camioncino? In due andavamo, collegato dalla fontana. È scenduto dalla chiesa. Poi con le slitte, Giuseppe, partivamo da qui da Rosario e ci fermavamo dritto con il muro di fronte a Carmelo al Mar- alla banca. Alla banca. Non c'è la banca. Una volta è passata la cavagna. No, una volta. Macchine qua. Allora, uscendo dalla parte più stretta e poi si allarga, no? Sì. Io solo là si fermava un camioncino di bicerino, un motocarro, era posteggiato lì. Io una volta scendo con la slitta, ero tutto abbassato così, passo sotto il cane, sotto. Mi spunta, non mi ricordo che era, con l'asino, che aveva tutti i favori, l'asino che spunta da venire dall'altro lato, praticamente mi spunta davanti, io gli arrivo addosso, con i piedi, che mi poteva ammazzare. Cioè, praticamente sto asino si impenna, butta tutti questi favori a terra, lui poi non sapeva come tenerlo, io ho rischiato la vita. Certo. Perché con questi slit, non cercavo di stare sotto il camion, noi così andavamo fino a appunto a... per volare, ma sai, che roba zitta fino a cena. No, c'era il pescacoda. Si frenava, si frenava, senza suolo. Buonare la mia madre, poi comprava le scarpe nuove. Quanto durava? Due dei giorni, già c'erano i freni. Maestro Milici, avete sbagliato. Epoca, epoca, avete sbagliato. Maestro Milici, Giuseppe. Adesso poi c'era una cosa che ci piaceva tanto. Tu dici, ma queste qua, effettivamente, più volte hanno questa testa per la vita che hanno fatto, no? Saliva il, come si chiama? Il lupetto. Il lupetto. Allora, a noi ci piaceva
fumo, respirare, l'odore della nafta bruciata. Ci attaccavamo alla sponda. Fa malissimo. Sì, ci attaccavamo alla sponda, arrivavamo fino a Santo Rocco a respirare quello là. Quando ci lasciavamo, un chilometro a destra, un chilometro a sinistra, dobbiamo andare a fare. Poi c'era un'altra cosa, quando cosa che ci gli aquiloni, quello sì, gli aquiloni. E che ora chi li fa fare? No, noi facevamo gli aquiloni, facevamo, eravamo dei maestri. No, allora eravamo per esempio a San Francesco, questo dopo che abbiamo preso la patente, no? Dai 18 anni in su, non sapevamo cosa fare, discutevo, ragazzi, blocchiamo il paese. Allora c'era un vigile per 3.000 persone, il paese. No. Blocchiamo il paese, si metteva la macchina, c'era poi Pietro Nastasi, no? Fratello di Nicola, Uiai, scusa. Non so se ci sta guardando. Ma io non lo so. Salutiamo. Ciao, salutiamo a Pietro, anche a Pietro. Caro amico. Partevamo, lui aveva una 850. Con quello 850 abbiamo fatto di tutto. Arrivavamo qua nella salita San Brasi, come si chiama? San Brasi. San Brasi. Ecco. Aspettavamo proprio che scendesse una macchina. Allora quello dice, andate indietro. No. Chi scende deve fare la retromarcia, chi sa? Ricordavo, non c'era parola, ma non esisteva. No, quello era questo. C'era soltanto il portare. E quindi, e passa la marcia. Esatto. No, se passavano due persone, uno si abbassava e l'altro si passava due persone. Cioè, tu le marce. Allora, vai di là e si spegnevano le macchine. Dopodiché, l'altra macchina saliva, scendeva, andava. Fino a quando l'ingolo. Arrivava il vigile e noi non ci spostavamo, l'ordo. Poi li girava, li andava, e bloccavamo il paese, sai? Non e facevamo queste stupidate. Adesso, dire... adesso diciamo che sono stupidate, però allora ci dava tanta soddisfazione. Ma qualcuno si è arrabbiato per bene o no? C'è stato qualcuno? No. Si arrabbiava un poco. Ah, anche se si arrabbiava, noi eravamo in quel modo. Non ci accettavano, bisogna vedere a chi incontrava, noi lo potevamo fare con lui. Ah no, no, con tu. Anche con lui l'abbiamo fatto. Noi spegnevamo la macchina. Non vuoi andare indietro? Vabbè, stiamo qua. Tanto noi a stare a San Francesco, stare a San Bras, non è questa cosa. Non ci siamo usati. Come Salvatore? Si cambiava tanto. Ma perché non vieni qua, Salvatore? Salvatore, Emilia. Salvatore, mi devi fare la cortesia. Non ci io ti ho pregato di venire. Siediti qua. Oggi non ci sono. Sempre davanti, hai ragione. Che non ci onora per la sua presenza. Comunque è timido. È timido. Ma vorrei innanzitutto ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che stasera sono disvolti. Quindi non noi ridiamo, scherziamo, però. Vabbè, dopo anche lo vedranno registrato, quindi non è detto che è giovedì, quindi diciamo che Nino ha un ampio repertorio. Sì, no. Non andiamo oltre. Hai due tempi. Sì, cioè non è che stiamo parlando del 1800 qua, hai miei tempi. Quanti siamo al piccere? Stringi. Quanti siamo al piccere? Come quanti si vuole facendo? Quante ne facevano per le chiese? Sì, come si parla adesso? E ci sono tante chiese, no? Adesso. Allora, non... Ma anche per strada si facevano, no? Questo... No. Sì, a Calvario. Sì, Calvario era un piace, forse pure. Sì. Ora non lo c'è. Cioè? La chiesa madre questo. Ah, non c'è Santa Caterina? No, San Rocco c'è, non le chiese ci sono. Sì? Sì. Ci sono,
però fino alle 11 e poi dalle 11 in poi alle 10. Comunque, Giuseppe, io vedo qua, io vi seguo sempre, no? E noi ti salutiamo sempre, sempre i nostri pensieri. Questo, cioè, di solito vi vedo registrati perché io... In base al lavoro, certo. Faccio il lunedì scorso, io vi ho visto in diretta, infatti... Mi ha dato il messaggio, E non vedevo l'ora di venire qua di salutare. È da settembre che ti aspettiamo, quindi quando abbiamo iniziato. No, io effettivamente mi fa molto piacere. Poi dove siete a Franco? Perché io. Se io cresciuto insieme. Sì, senza Franco. E fino a quando è stata questa unione? Fino a. Da adesso. Sì, però quando sta lui non sta messino, ci sentiamo, lui viene a Luino, io quando scendo qua vado a casa sua, lui mi ha fatto testimone di nozze, io allora no. Cioè, come fratelli veramente va. No. Cioè, vero, come si dice vero. Fratelli che, non, che si scelgono, esatto, cioè, perché no, no, effettivamente non abbiamo mai avuto niente da dire per noi, così solo di quelle amicizie che rimangono. È migliore, non mi fai arrabbiare, non finisce moderare più. Scusa, la volta sola abbiamo una discussione, ma te lo ricordi a San Francisco? Cioè, noi abbiamo uno spinto, siamo stati male per settimane. Ma tu mai dato uno spinto a me, perché io non mi sarei mai permesso. Ma un allora mi dai forza, possiamo, lo vuoi dire, però è stata una cosa passiva, ma siamo stati male tutti e due, incredibile. Cioè, come un zio quando ci arrivo, però non ero un zio, Fratello? Sì. No, fratello, sì. Ma poi con la famiglia, con le famiglie. No, anche le certo, certe famiglie. Ora, purtroppo io sto a Messina, però. No, purtroppo. Meno male. Dico, purtroppo. Io devo dire, purtroppo sto a lui. Dico, non sono più. Ma dai! Ma guarda dove si sta arrivando. Meglio sapere. E io quando sono qua sono tutta un'altra realtà, tutta un'altra cosa. Cioè, comunque fate delle domande perché. Piero una volta mi ha accennato una tua avventura, te la chiedo a lui con una macchina, non macchina. Quella Piero della tua. L'andazione della rete. Di Parese. Con la signora, con la macchina. Questa la devi raccontare lui. La devi raccontare tu. A lui. Che ma perché mi fare dire cose che. No, perché tu so che hai avuto sempre un rapporto un pochettino di amore e odio con i carabinieri. No, non è stato però, la signora che però non te ne frega niente se ci sono carabinieri, come ti devi comportare, ti comporti. Avevo piovuto, più avvicinato, comunque c'era come si chiama il manto stradale. Scusate, io non è che sto. Non so idea chi. Scusate se la mia ignoranza mi supera la vostra. Spiritoso. Sempre spiritoso. Comunque, effettivamente io ho picchiato. Giuro che non ho picchiato nessuno. In realtà, urtato si dice. Urtato. Se è una mia scusa dell'ignoranza mia. Sì, ma però l'ignoranza è ignoranza. L'ignoranza è italiana. Nel senso che io imbecille. Perché in bello. Allora c'era questa signora, non mi disturbare, non lo scoccetta. Non mi scoccetta. Io ho frenato, lei aveva la precedenza e siccome era bagnato sul pavè, la macchina mi è scivolata, ma l'ho toccata proprio, adagia. Scende questa signora, ma con un'imponenza, questa faceva parte della Luino Bene,
della Luminobene, sai, non ho fatto parte. No, faceva. Dai, vieni, non mi scusa, se no come facciamo mattino? E io gli ho detto io, signora, chiedo scusa, guardiamo, però non credo che ci sia tanto danno alla macchina. Allora, guarda, io gliela porto a mio consigliere, gli faccio stimare quanto è il danno, senza fare la sovrattenzione, aumenta, e pago quello che devo pagare. No! Tu non tocchi la macchina, non la spostare! Per l'amor di Dio, io ho detto, signora, gli armi, che già gli armi sono... Sigaro. E questo, no, io devo chiamare il carrozziere di qua, il mio carrozziere. Chiami il suo carrozziere. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, i vigili, erano là e si era raggruppato un po' di gente, no? Certo. Perché questa sclerava nel senso, capisci? Lo so che capisci, l'hai detto in italiano, no? Sclerava. Allora capisci. Sì, certo. Ma qua c'è arrivo. Volevo grazie per l'aiuto. Quindi, per cui, Porsche. Dai. Qualcuno ci ha raccomandato. Il giovedì santo. Qualcuno ci ha raccomandato. Benissimo. Ok. E a Forte di Scala. Allora. A Forte. Giuseppe. Abbiamo tolto la parola. No, vai. Io, oggi sì, Nino Picale Show. Dammi. Nino Picale Show e ospite straordinario Franco. Allora, tu hai voglio precisare che sono astemio, non bevo. Quindi non è che sono tazzato. No. Allora, ritorniamo alla signora. No? La signora sclera. Non ci poteva dar male in nessun modo. Cioè, comunque, quando sta che dopo 10 minuti non mi ha fatto spostare la macchina, è arrivato il suo carrozziere, no? O l'attoriere. Eh? Carrozziere o l'attoriere? A secondo come vuoi. Vedi tu, fai tu il carrozziere. Devi giustare la carrozzeria. L'attoriere. Allora, mi fa, puoi spostare per cortesia la macchina un attimino? Ma io l'avrei spostata già un'ora fa. Era la sua cliente qua. Comunque l'ho spostato. Ma ti vuoi alzare per no vedere la scena più bella? Guardava, qua devo smontare. C'è il piantone che magari potrebbe essere diverso. E quindi. Cioè non diceva prezzo, vuole. E quindi. Quel quindi dai, io rido che già sto quindi eravamo arrivati quel. Poi dici devo smontare il faro, cioè tutto gesticolava, io guardavo, ho detto io ma chissà prima o poi sì, deve dire qualcosa. E non so, dici magari c'è il faro di qua, non è vedendo così non è rotto, però dentro potrebbe essere rotto, e se il faro è rotto potrebbe anche essere, cioè ma what? Cioè ma non si esprimeva, non diceva cifre, capisci? E intanto i carabinieri erano là. Comunque, fatto sta che a guardare da qua, guardare di là, dice bene, gli ho detto io stringi, quanto è sto danno? Perché se è poco io lo pago, no? No, dico che se devo cambiare tutto questo c'è un danno di 3.000 euro.
cioè, ma voleva cambiare la macchina. da precisare che la macchina valeva non più di 500 euro. E allora c'erano 3.000 euro di danno. No, gli ho detto io, no, forse non mi conviene a fare l'assicurazione. No, a pagare, mi conviene fare l'assicurazione, no? Benissimo, lo faccio io. Scusate, gli faccio ai carabinieri, allora, posso salire in macchina un attimino? No, così. Guarda. Signore, scusate. Posso salire in macchina? Non me ne vado. No, non me ne vado. Prendere anche il numero della targa. Giuro che non me ne vado. Sì, salire in macchina. Mi sembrava che forse volevo prendere, non so, la dichiarazione. Infatti io volevo essere amico di quella signora. Ma signora non accettò. Ho fatto 20 metri indietro, metto la prima, boom! quella macchina è stata davanti, secondo me ho detto, adesso ci sono 3.000 euro di tanti. Faccio la simulazione. E quindi... No, la polizia si è messa a ridere. È un braccio. I vigili ridevano. La signora si è passata tutta la... Un sclero. Sclero. No. Come no? Cioè, sì, no, sì. Si è calmata. Si è calmata perché si è spaventata. Certo, capisci. Poverino. Dai, ragazzi. Questo è l'inomica. Questo è l'inomica. Come questo è l'inomica? Come ci fa ridere, no? Io. In che giorno te l'hai? Il 9 agosto del 1955. Ma c'è avuto qualche problema con questo documento? Questa data di nascita? Cosa intendi? Quando sei andato in Svizzera? Cosa c'è? Qualche altra cosa che... Che non sai? Che io non so. No, che tu sai. Che noi sappiamo. Che loro vogliono saperlo. Lo sanno. Che loro... Quasi tutti lo sanno. Solo gli amici. No, ma datemi un... Alla frontiera, qualcosina alla frontiera. Ah, ma non era la data di nascita. E che? No, era per quanto riguarda il cambio di residenza nella patente del libretto. C'era per buonare di mio papà. No? Sant'anima. Sant'anima. Buonanima, esatto. Sant'anima perché se non era per lui. Sì, vabbè, quello che voglio. Io ero appena arrivato a... Quindi io avevo sei mesi di tempo per cambiare la residenza sulla patente, ma io gli ho detto papà, vieni con me in Svizzera a fare benzina, perché conveniva fare benzina. Lui è un figlio. Sì, è proprio a 2,5 km, 3 km massimo c'è la frontiera dove abito io. Arrivo là. Mi hanno fermato frontiere e mi hanno cercato i documenti, no? E io glielo ho dato. Ma poverino, io non so, qua non abbiamo frontiere, cioè non è che andiamo in Africa, c'è la a mare. Non ho capito. Io non sapevo, c'era un ispettore di Dotani, no? A me sembrava un carabiniere, un borghese. E dice qua tu non hai, è un anno che sei qua e non hai cambiato la residenza sul libretto. E io ero, non so, ero 2 o 3 mesi, no? E gli facevo io, scusi, ma io è 3 mesi che sono qua, possiamo andare, posso fare un certificato di residenza comune, parlano gli altri, non è che... Non cominciare a arrabbiarti sugli specchi perché, cioè, ma poi io mi ricerco con la lanterna. Io sarò quello che sarò, però la fortuna mi aiuta. E quindi, senta, gli faccio io, guardi che io non voglio arrabbiare nessun posto. Gli faccio io. È 3 mesi che sono qua, lei lega bene, non so,
No, qua. Sì e no, sì e no, ma mi dia, mi faccio vedere. No, tu non devi vedere niente, tu qua, là, ma sì, ma io ti ho quello che dice lei, non ho capito, anche io devo dire la mia. A un certo punto gli prende un libretto dalle mani e c'era 11, la data 11 era novembre, diciamo così, no? Ma siccome gli avevano messo il famoso timbro del libretto, avevano cancellato un 1 dell'11. Quindi era 1. Gennaio, e sembrava gennaio. Ora, se era gennaio, aveva ragione lui che era un anno che ero là, no? Ma siccome era 11, esatto, quindi poi se ne ha ragione, hai ragione. Io mi sembrava di un carabiniere. Allora, siccome c'è quella famosa battuta, chiedo scusa a tutti i carabinieri che mi stanno. Senza offese. Io sono figlio d'arma. Nipote d'arma. Nipote pure d'arma. Che nipote? Sono figlio d'arma. Perché ti vuoi? Tutti erano carabinieri. Sì, sì. C'è l'arma. Tu sei l'arma. Quindi io ho tanto rispetto per te. Però c'è quella famosa battuta che camminano in due perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere. E là poi mi sono arrabbiato, ho detto, senti, se lei è quello che sa scrivere, scrive. Mi faccia parlare un po' che sa leggere. Mi sono ritrovato con le manette. Mi sono ritrovato subito con le manette ai polsi. A quel punto, Santo Salvatore Vidal scende dalla macchina e dice, ma che cosa sta succedendo? E dice, ma guarda, guarda, cioè, gli ha parlato lui, mi hanno lasciato, poi mi ha fatto, io sono andato in pista, sono entrato, mio papà dice, lei rimanga qua, perché gli voglio parlare. Quando sono ritornato, mi faceva la paternità. Vedi che tu queste cose non devi fare. Se tu sei convinto che qua vuoi fare quello che facevi in Sicilia, ma perché io che facevo? Ma perché tu sai quello che facevo in Sicilia? La prima volta che ti vedo, ma io non lo so. Che poi il carabiniere poverino mi ha detto, mi ha visto poi dopo l'indomani, mi ha detto: se sapevo che succedeva, non ti avrei fermato. Hai capito? Mi ha fatto una paternale, la donna di qua e di là, ma tu mi hanno detto, ma oh, a me l'educazione mi ha insegnato questo signore qua, cosa vuoi da me? Questo è il dottore. Dimmi, sai qualche altra cosa che io non so? Dove devi fare? Il Santino, magari, tuo fratello Santino, qualcosa che avete fatto insieme. Con mio fratello Santino ne abbiamo combinato tutti i colori. Ma Santino c'è parte quello lui del gruppo? No, un altro giro di amici. Con mio fratello litigavamo spesso. Ma per fesserie così. Cioè, sai quante volte abbiamo fatto questo giro qua di Sant'Antonio? Sì, partivamo da casa. Facevamo un giro, però quando lui partivava mi dava un calcio, una botta, e poi si vede e scappava, e io correvo. Cioè, no, era tutto altro bene. Lasciamo. No, è bello ricordare questo. Bene. Cioè, è bello ricordare queste cose. A mare, a piedi? A mare no, a passaggio, con il signor Cavini. Voi non mi ricordate? No, io no. Tutte le cose si vedono. Il signor Carilli era una brava persona, ci portava a mare. E quindi. Ciao Salvatore! Salve, maestro Amici, per l'ennesima volta, non ci ha degnato la presenza. Antonio Catanese da Milano, vieni, saluta. Un piccolo intervento. Ciao Antonio, ciao. Ce ne sta andando. Abbiamo un altro San Brodo di Milano. Sì. Antonio Catanese, io lo saluto sempre, quindi finalmente lo vedete in video. Avevo chiesto un video messaggio, ma fatto da qua, invece lui di presenza. Come andiamo, Antonio? Tutto a posto, tutto a posto. Sarò bene a Milano? Sì, sì. Sei venuto in vacanza, Pasqua? Sì, sì, per Pasqua. Un altro che per motivi di lavoro mi ha mandato il pinicetto, ma lo porto sempre nel cuore. Giusto? Giusto, giusto. Guai se si parla male di San Pinicetto. Ci sono altre persone che magari parlano male. Io tanto questo. Saluto a Rosario. Allora, chi vuoi salutare? Vuoi fare di Pasqua in particolare? A tutti i sanpietresi sparsi per il mondo.
Rosarione Peter sì, Sentenza. Sì. È lui che gioca. Ogni venerdì giochiamo a pallone, lui è il portiere. Se Rosario in porta si riesce. Lui ci faccio un gol ogni volta, scommetto che devo da montare. qualcun altro. Niente, tutto a posto. Tutto a posto. Ringraziamo Antonuccio Catanese. Ciao Antonio. A nord c'è una bella voce di San Prodiano. A nord c'è San Prodiano. Sì, però io Giuseppe vorrei dire ai ragazzi di non lasciare il paese, di fare qualcosa. Ah, a proposito, sì. Mi ricordo una frase di tuo papà, il cavaliere. Ruggero, io ho lavorato con l'assicurazione, no? Per un po' di tempo, e avevo dei collaboratori anche qua, sempre di Gero, no? Penigero, Durasso. E io quando te l'ho detto a tuo papà, mi ha detto una frase che mi è rimasta, me la ricordo sempre, me la ricorderò sempre. Mi ha detto: Nino, ognuno deve fare l'emigrante nel proprio paese. Deve essere migrante nel proprio paese. Cioè, io sono molto attaccato a questo paese. Cioè, io rido, scherzo, faccio, cioè, sono uno che sta bene dappertutto, va bene. Ormai mi sono abituato, la maggior parte della mia vita l'ho passata a Luino. Però io capisco quelle persone che per ora magari ci stanno guardando, sono in America, in Australia, in Venezuela, e non hanno la possibilità magari di venire tutti gli anni, ma no, perché economicamente. E c'è la distanza. No, esatto, non è come scendere da Milano, da Luino, cioè un'ora e mezza d'aereo e si viene. Io per esempio venne a settembre, poi a Pasqua, tutti gli anni. Questo volevo dire, la settimana santa per Nino e Sara, ogni anno. Io sono, ecco, adesso Giuseppe, se tu me lo permetti, visto che siamo in questa settimana, diciamo, settimana santa, sì. Settimana molto sentita quasi. Esatto. Vorrei raccontare, io sono molto devoto al crocifisso. E vorrei raccontare il perché, no? Giusto. Detto da mia mamma, perché io non me lo ricordo. Mia mamma mi ha detto che quando io ero bambino, no? A me è venuta, non so che malattia adesso mi è venuta, e stavo morendo. E, non lo so, febbre alta, non lo so, stavo male, stavo così, cioè ero proprio, adesso non mi ricordo la malattia. E quindi quando proprio non ci sono state, non c'erano più speranze, i medici mi hanno aperto le braccia, sì. Mi ha curato anche il dottor Catanese. Il dottor Catanese. Non so. Mi ha dato, mia mamma mi dice che mi ha fatto bere qualcosa, mi ha detto: Anna, questa è l'ultima chance, vai, favore. Come va? Se va bene, poi, se no devi assegnare. E allora mia mamma, cioè dove passava questa medicina, bruciava come un acido, non lo so, forse per lui voleva bruciare la malattia. Non so cosa, perché me l'ha dato, no? Però a un certo punto la febbre era alta, non passava. Mia mamma mi ha avvolto in una coperta, è andata a San Giacomo. Però ci sono anche delle testimoni, sai? Gente che era là. E mi ha messo sull'altare del crocifisso, no? Scusate. E gli ha detto: Santissimo Crocifisso, te lo metto qua, fai quello che vuoi. Che è una mamma disperata, no? E si è seduto, no? Ha detto che dopo poco tempo, così, passato poco tempo, e io prima non parlavo, poi
cioè non è che parlavo, ero piccolino, dicevo le prime parole, e ho cominciato a dire, mamma Giulietti. E sai, le persone, anche mia mamma, si sono avvicinate, la febbre mi hanno toccato, la febbre era sparita. Adesso io... Che brido hai stato? Eh? Hai fatto io il brido sto racconto. Ma questo, questo è, cioè, è una cosa che dice mia mamma, io credo a mia mamma. Bravo. Oh, non so, adesso io non sarà stato il veleno che mi ha dato il... Certo. Sarà stato... Comunque è successo là... E quindi, cioè in poche parole, io ancora sono qua che la racconto. No? E io sono devoto al crocifisso, il martedì santo io posso essere anche in qualsiasi parte del mondo. No? Deve essere presente. Sì. Questa è una cosa che mi è successo. Mi fa piacere raccontarla, condividerla con tutti quelli che ci stanno seguendo. Ed è, mi sembra che è in tema con... Proprio con la settimana, con il periodo. Sì. Mi sembra che è inteso. Invece, Franco, qualche ricordo della settimana santa? Ma io mi ricordo intanto da musicante. Tutte processioni. Perché io non ho fatto tanto di quelle processioni che chiaramente principalmente a San Pio Niceto, ma poi la settimana santa me la facevo tutta, ovviamente, tutto quello che c'era da fare. Però si viveva, come ha testimoniato lui, si viveva il martedì, il crocifisso e insomma tutto anche fino a venerdì si viveva con questo, con quello che ancora si vive a San Pemice, che è in città un po' diverso, e qua è la tradizione, ci sono queste tradizioni che chi crede ovviamente le vive in un certo modo e allora fanno un certo effetto, quindi io sono sempre stato un operatore vivo perché lavoravo, fra virgolette, perché sono cresciuto così, le processioni ho imparato a farle suonando praticamente. Poi quando ero maestro della banda ho avuto qualche aneddoto, purtroppo non lo posso raccontare se volete, sì. Che è stato, non è stato positivo, fra virgolette, ripeto sempre, ma mi ha fatto capire un po' di cose andando avanti nella vita. Io adesso non suono più nelle bande da tanto tempo, senza rinnegare nulla. Ovviamente faccio parte dell'orchestra di fiato del conservatorio, insieme ai miei colleghi di flauto, che ci alterniamo. L'abbiamo costituita insieme tanti anni fa, è un'orchestra che, di cui si parla in tutta Europa. Non so se voi avete a conoscenza di questo fatto. È una delle migliori orchestre di fiati. I fiati del conservatorio di Messina sono considerati fra i migliori, quindi questo ve lo dico con orgoglio, fa piacere. Faccio parte pure io di questo cast di docenti di strumenti staffiato e devo dire che adesso per esempio da noi a Messina l'orchestra dirige Lorenzo Della Monte, è uno dei migliori direttori del mondo di orchestra fiati di Sondrio, di origine, ma lui è innamoratissimo della Sicilia, di Messina, degli strumentisti affiati di Messina e pensa addirittura di venire a trasferirsi da noi. Già questo è una punta d'orgoglio per la Messina e provincia, quindi chiaramente ci sono anche San Pio. Giuseppe, ma non si può organizzare una serata questi personaggi, non so, questo ma purtroppo... Magari se poi il maestro ci vuole sentire qualche brano, non siamo sì, se lui vuole. Quello sì, ma io volevo raccontare sì, no, cosa. Scusami, volevo finire questa, perché era una cosa che... no, proprio dicevo questa situazione che io, vivendo da interno, e quindi in quel periodo ero appunto il maestro della banda, 2 anni sono stato, e ancora studiavo in conservatorio. E c'era la processione, credo di San Rocco, eravamo proprio Oglia Ninnaro, di fronte al Lille Bar. A un certo punto io do una marcia alla banda, do il via e parte la banda. All'epoca c'era padre Trifero, che
che io stimo, mi voglio bene, perché anche con lui in qualche modo lì a Masini, che lo dicevo, e devo dire che è una persona insomma amabile, eccetera. È venuto rimproverandomi davanti a tutti perché ho dato quella marcia, che era una marcia normalissima, non era la processione, non era di carattere sacro, ma nelle processioni puoi sapere che non si fanno, chiaramente non si facevano le marce militari, però si facevano le marce anche sinfoniche, eccetera, che non hanno carattere sacro, perché fare una processione per tutto il paese di sempre marce sacre, stanca pure, quasi funebre, praticamente chiaramente stanca. E io ci rimasi male, ma io purtroppo allora più di ora ero impulsivo e gli ho risposto in malo modo, questo non, a me ha fatto male perché poi ci ho ricordato tanto, eccetera. E queste erano le vicende che vivevo. È servito anche per esperienza, per una esperienza. Cosa che esatto. Fai esperienza. E questo è stato, però non era una mancanza di rispetto né alla all'evento e né al prete. Però dico, capitava anche qui, quindi io questi momenti religiosi li vivevo anche con questa tensione. Purtroppo capitavano queste cose, ecco tutto qua. Era una cosa che... Ora è cambiato un pochettino, si usano le marcetate durante... sì, però il problema, sai qual è? In 2 o 3 ore di processione non puoi fare sempre il marcio sacro, perché fra l'altro sono impegnative per la resistenza, perché si suona in modo no, cioè più fiato ci vuole. Diciamo che c'è una tensione diversa, un modo di esprimere il suono, i suoni sono più lunghi, si devono mantenere anche con la respirazione, eccetera. Richiedono una fatica maggiore, ecco, uno sforzo maggiore. Quindi queste cose, ma al di là di questo, non era la mia né una provocazione e né di davvero voler inveire contro me. Però se è data sta cosa, perché forse lui aveva un altro pensiero. Però ripeto, noi comunque facevamo parte, contestualmente eravamo parte integrante del momento religioso. E poi capitavano queste cose. Ecco, l'ho raccontato per dire che io vivevo queste cose, queste tradizioni, le vivevo anche con questo stato d'animo. A volte c'è stato pure il cambiamento nella bandiera, perché si è passato da un... da quella, diciamo, quella tradizione del maestro Anastasi, che in quel modo tu hai cercato di dare un'altra impronta alla banda. Ma tu sei stato sì, ho sostituito il maestro Anastasi. Questo è stato pesante, un grande, fra l'altro non avevo... Quanti anni avevi allora? Io avevo 22 anni. Giovanissimo. Quindi voi pensate, è una grande responsabilità e mi sono scontrato con diverse situazioni, perché non è che avessi tutta questa esperienza, perlomeno direttoriale. No, quello che dici tu, Piero, è che io ho cambiato proprio strutturalmente il repertorio della banda, perché come giustamente il maestro Anastasi era abituato a fare parafrasi o comunque opere trascritte per banda, e io invece andai a scovare, a tirare fuori il repertorio scritto prettamente per la parte strumentale della banda, cioè non provenendo dall'opera o da altre operette, ma io ho, perché c'è grande musica ancora per orchestre di fiati, che si dice ora piccola, media e grande, che piacevano veramente, era proprio una, è più su sinfonico della banda, mentre prima era sull'operistico. Per cui questo cambiamento ovviamente agli più anziani poi a Bonanno e Masciucola, per esempio, che mi volevo un bene dell'anima, però venne da me e mi disse, ma io questa cosa, poverino, per carità, io si era abituata in quel modo, e lui si faceva Orvoletto, si faceva Lucia, poi veniva Franchina, si pigliava Marisotto con 4 note, non ne faceva suonare a nulla perché c'era solo io, insomma tutte le situazioni che sappiamo di allora. E quindi poi io, quando entrai io e cambiai queste rivoluzionaste, chiaramente ogni cambiamento, come sapete, chiaramente destabilizza, no? Dà sempre
un movimento per cui... Però sono cambiamenti che ci vogliono poi alla fine con i tempi. Senza dubbio, ma questo è oggi veramente c'è tanto da, tanta voglia di cambiamento. Perché io colgo l'occasione per fare un appello del mio piccolo ai giovani. Chi intraprende la carriera musicale o altro, credeteci in quello che fate, credeteci fino alla fine. I tempi sono quelli che sono. Qualsiasi cosa si faccia, bisogna farla bene per voi. Perché io, per esempio, con i miei alunni faccio questo discorso. Qualche alunno mi chiede, maestro, io quando finisco che devo fare? Ma non te lo posso dire. Cioè la sfera magica. Lo devi trovare tu. Per me i tempi erano diversi, ma anch'io ho faticato tanto, ho studiato fuori, ogni 15 giorni andavo a Freiburg a studiare in Germania, facevo la lezione, due giorni e tornavo, poi andavo a pescare ogni settimana a Palermo, altri 15 giorni a pescare, poi a Fiesole, poi in giro, cioè io ho faticato tanto per avere quello che... Ma quella voglia c'era, c'era la passione. E con un sacrificio. Vogliamo dire che sono tu, lo vogliamo dire. Dillo, dillo. Dico lui, non lo sai, perché non lo so quanto io con te. Ha suonato pure con l'orchestra di Ennio Morricone. Io ho suonato, sì, anche con Mario Monaco, ho fatto delle cose con la Rai, sì, musiche sue che con altri grandi. Io devo dire che tutto, però la cosa che mi fa veramente piacere e soddisfazione è questa, che è tutto, cioè farina del mio sacco, fra virgolette, cioè della serie che credendoci sono andato dalla gavetta per quello che potevo fare e quello che so fare lo faccio grazie a questa tenacia, a questa forza. Quindi credeteci in quello che fate e metteteci la vita. Come diceva il buon maestro Anastasia, avere per non avere, meglio non avere. Io dico fare per non fare, meglio non fare. O se si fa, se deve fare, si deve fare i sacramenti, i sacrifici si vogliono. Si fanno lo stesso, allora poi vuole venire pagati. Il riscontro c'è, è questione di tempo. Vabbè, ora c'è un messaggio, ci è arrivato. Nicola Grimaldi, da Reggio Emilia. Buona Pasqua a tutti i Sampirodi e un saluto per i presenti, in modo particolare per Lino e Franco. Grazie a Lino Grimaldi. Grazie Lorenzo. Lino. Sì, Lino. Lino. Ciao Lino. Lino. Da Reggio Emilia. Io ho fatto... A proposito, guardi, ci segue. Io ho fatto l'autista, no? Per una rivista di elettronica, no? E andavo anche due volte a settimana a Reggio Emilia all'Autosoli. E ci incontravamo spesso con Lino. Ciao Lino. Buona Pasqua. Ciao Lino. Ciao Lino. Ciao Lino. Ma proprio... Parlavamo con suo fratello Maurizio. Parlavamo di Lino, guarda, ci stavo seguendo, mi fa piacere. Sì, infatti. E tanto che non ti vedo Lino, noi ogni tanto chattiamo su Facebook. Non è una cosa buona da Facebook quella, esatto. Se tu vedi persone che da tanto tempo che non... Veramente, io ho trovato degli amici miei, anche parenti, che non sentivo da tanto, in America e altri posti. Ma è una cosa che mi ha questa fatto... è la, secondo me la cosa migliore. Franco, di questo, sì. Franco, dobbiamo salutare, non finire citare, perché tu me l'avevi detto a me, sì. Non sono ricordato. Sì. A Nino Chiaro. Mio grande amico. Ciao fratello, Nino! Nino non è a Perugia. Non lo conoscete, ma è un personaggio, ma ci segue da Perugia. Perugia, ma è, per me è come un fratello, come lui, è una io persona come un fratello però... come lui, no? Quale? Un fratello più piccolo. Un fratello più piccolo. Fratellino. Fratellino, cosa vuoi? Nino. Un fratellino. Tu sei subentrato dopo. E di non regalo fratellone. È un fratello. Fratellone. Quindi mi avete... io sono in mezzo. Vedete un po'. No, perché ci tiene, lui ci sta seguendo e quindi lo salutiamo. No. Vuoi salutare qualche altro? Ma saluto, non lo so. Tu sei gli amici. Ma sì, poi facciamo alla fine Giuseppe, io saluto tutti quelli che ci sono in America. Vorrei salutare, non so se ci segue, mio cugino Lino Giorgiani. Sì, ci segue. Ci segue. Nino, se non ci segui io lo faccio. Se mi stai seguendo, ti saluto tanto, te, a tua moglie,
e a tutta la tua famiglia, le tue sorelle. Siamo vicini. Sì, Santino sempre saluta. Sì, Santino sì, qua, sì. No. E poi c'è Ciccio, no? Ciccio Cerchio, Ciccio. Ma mi dispiace, Ciccio ci ha mandato un video messaggio di auguri, sì, che è la fine del mondo. Fine del mondo. Sì. Peccato lo possiamo mandare non da ora, ma lo manderemo in onda perché lo devono vedere che è stato veramente eccezionale. Ho sentito dire. Ha fatto un video messaggio, saluto tutti i paesani, è stato veramente grande, affezionato, a San Vincenzo, affettuoso. Adesso io non mi ricordo se io ho sostituito Ciccio col tamburino o è stato Ciccio a sostituire me, non mi ricordo. Forse io ho sostituito. Sì, tu hai sostituito. Lui è stato prima di me. Lui era prima, perché poi lui partì. Lui andò in America. Esatto, guarda, mio cugino Nino. Ciccio e io. I tre tamburini. Tre tamburini. I tamburini San Pietro. Tu non ti vantare tanto questo Claudio, come ti ama, guarda. Io il tamburo ero un amore, il tamburo è solo c'è qualcosa, dai. Ma io Franco, tu ci devi suonare qualcosa, perché tu incanti. Tu non suoni, tu incanti. È un amico. No, no, sono padellone. Ha basato il tiro che poi dire. No, 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 no. Dai, Franco, tu devi. Abbiamo parlato tanto di musica, ora aspettiamo. No. Vediamo se Marco riesce a recuperare anche il video di Ciccio, lo mandiamo in onda? Sì, sì. Bravo, Marco Vigale, superstar. Ora torna qua Salvatore, l'assistente. Mio nipotino. L'idea da dove è partita? Questa idea qua? Sì. Sei stato tu, Salvatore, a ideare... Comunque mi devo congratulare per te, Giuseppe, perché sei mandi avanti tutte, un bel gruppo siamo. No, no, ognuno facciamo la nostra parte. Però tu sei il perno della tutta la situazione. Della situazione. No, davvero c'è Marco, non facciamo niente. No. Cioè tutti. I miei complimenti vanno a tutti, Piero, Marco, Salvatore, mio fratello quando è qua, parla di calcio, parla... Però noi 20 anni andiamo bene. Io sono simpatizzato, rispetto tutti. Ventino da quando eravamo... Sì. Va bene, ci scusiamo per la piccola interruzione, ho dato la connessione. Ora... La parola al maestro Franco Bruno e al suo strumento. Più che parole, un mio strumento, io vabbè, faccio sentire qualcosina, però non è che mi voglio fare una esibizione per... Ma mi piace... Ma hai bisogno di fare sempre di mano, ormai. Dire che io con questo strumento, cioè, ci vivo. Te busco qua. Praticamente, detto in San Poroto, tu buschi, quando scopare. Però non è proprio questo quello che mi interessa, cioè è esprimere me stesso. E siccome è una vita che dedico me stesso a questo tubo, che è d'oro, però. E allora mi piace fare qualcosa, però dico, sono uno dei tanti, dei milioni di flautisti nel mondo, che ognuno... chiaramente esprime se stesso come meglio crede. Niente, vediamo. Quello che faccio vuoi. Due note. Quello che vuoi. Franco. Aspetta. Che mi sono in faccia? Nel foro. Non mi permette. Ma posso dire una cosa. Cioè, io e te. Sì. Io e te dedichiamo. Cioè, i nostri sentimenti, diciamo, li vogliamo esprimere con questa... attraverso il flauto, attraverso la musica. Però è chiaro quello che sa suonare sei tu, però io mi unisco a te e gli diciamo un ciao a tutti con la musica, perché la musica è una gran cosa. Allora, sì. Però la vogliamo dedicare, dedichiamogli qualche cosa, cioè è un digli, vi vogliamo bene a tutti, okay. Nino Vigale, Franco Giuseppe Ruggieri
Piero Basile, Marco Micali, Marco Micali, Salvatore, Salvatore e Nenzi. E Nenzi, vieni qua, Nenzi, perché non viene? Nenzi non viene. Non viene. Nenzi non viene, scusate, ma Nenzi non viene. Okay? Ok? Possiamo salutare così i nostri amici. Mm-hmm. Vai, bravo. Di Morricone è il solo del flauto per cui mi sono espresso col maestro Morricone e che mi piace tanto e che quando comincio a studiare, cioè è una delle melodie che mi pregio di fare, diciamo noi in gergo, per riscaldare un po'. Io su Facebook ogni tanto faccio delle melodie, faccio dei video dove esprimo qualcosa e mi faccio delle ispezioni di melodie, ripeto, per riscaldare, ma nel massimo rispetto delle stesse. Tocco tutti i compositori e i grandi della musica del passato, come Bach, come Beethoven, Mozart, e Morricone per il suo genere, colonne sonore da film. Ma Franco, sì, tu lo sai che io ho una vita e ti faccio una capoccia così. La capoccia dicono a Roma. La faccio la testa così. La testa tanta. La testa tanta. Nemmeno deve farla. Tu lo sai, capito? Hai capito cos'è? Capiscono al volo, gli amici si riescono al volo. Vediamo se tu me la ricordo. Me la devo ricordare. Dai, dai. La devo ricordare, sì. Ascoltarlo di presente è veramente emozionante. Emozionante, no, Franco, è bravo veramente. Grazie, grazie, grazie. E con queste note, Nino Micali, Franco Bruno. Vabbè, ora chiudiamo. Allora, se puoi salutare qualcun altro prima di chiudere, Franco, se puoi salutare qualcuno. Salutiamo. No, tutte le persone. Cioè, noi abbiamo un sacco di. Legate, abbiamo tanti amici. Da qualcun altro in particolare, salutare e poi. Lasciamo la conclusione almeno. No, Giuseppe. No, io volevo salutare qualcuno. Io potrei devi chiudere tu. Non mi permetterei mai. Devi chiudere tu. Bacini, bacioni. Prendo l'oro. No. Oggi tocca a te. Bacini, bacioni. Se salutare qualcuno in particolare così. No, io saluto le mie sorelle tutte. Se mia sorella mi sta seguendo, gli dico Maria. Si è comportato bene. Ho cercato. Alla fine non ti puoi lamentare, Maria. No, sto cercando. Ho cercato anche di Gentina, per favore domani non picchiarmi, non ho fatto niente di male, picchiami, sì. Nonostante che io nei miei esistenze non ho resistito, devo dire a me. No non è serata di fare niente, ci siamo limitati a qualche occasione. Aspettiamo lunedì. Un bacione a tutti gli amici, grazie. San Pietresi, hai suggerito? A chi? Eh sì, ma non mi siedo. Saluto a mio figlio, a mia moglie,
se mi stanno seguendo. A Santino. Sì, ma lo stavo dicendo. Giuseppe, non mi mettere l'ansia. Anzi, spreco. A Santino, mio fratello, doveva essere qua perché lo devo rimproverare, in quanto lui non dice. Io, sai, ho fatto anch'io del campionato, no? Sì, è lui, lascia stare il gol che ho fatto col naso, con la mente, con la... Piangendo, poi io non ho pianto, quindi mi fa piangere sempre, perché? Cioè, non ho pianto, anzi ho gioito perché ho segnato. No? E una lacrime di gioia. E poi c'è un'altra cosa, lui era alla destra, io del sinistro, e lui quando giocava contro di me non faceva niente, perché io ho il pallone alla sua gamba. Quando vedi, più la gamba che il pallone. E lui aveva paura, ecco, questo lo voglio dire, quando non ci sarò e lui è qua, parla di me come se io fosse là. Non credete, perché lo fermavo, io lo fermavo. L'unico. Lo pure in Ottoni. Certe volte, come? Lo fermavo in Ottoni. Poi io sono stato uno dei fondatori della San Pietrese. Questo volevo è giusto dirlo, eh? No, io sono stato uno dei fondatori. Uno che è andato a finire in caserma. Per occupazione abusiva del campo sportivo. Il campo sportivo. Io, Biagio Anastasi. Pietro Pollicino. Non so. Pietro Visto. Perso vita. Sì, perché abbiamo... Santo Anastasi. Eravamo... Santo Donato. Siamo andati a finire in caserma. Nicola Sciutti. Perché siamo entrati... Allora, c'era la San Pietrese e San Pietrino là con allora il campo non ce lo volevano dare, non so, c'era un po' di rivalità, si creava un po' di rivalità, cosa che non doveva succedere, e noi abbiamo fatto un paio di campo. Sì, abbiamo bloccato una partita, abbiamo fatto un paio di campo, ci hanno portato in caserma. Insomma, dopodiché hanno chiuso il campo, non si poteva più giocare né allenare, l'hanno chiuso né noi e né loro. Poi abusivamente andavamo, poi gli abbiamo fatto la spia a loro e hanno una giornata in caserma anche loro. Insomma, così comunque sono stato uno dei fondatori della complimenti! Ok, lascio la parola. No, tu vai. La serata la chiudi. Ma aiuto tu. Signore, io qua, ma perché mi dovete fare cose che io non... Comunque, io spero di... E sono Svetto Rai, non ho capito. Ma fai scherzo, fai le persone ci credono così. Ecco, noi, io spero che sia stato di vostro gradimento tutto quello che abbiamo detto. Ma quello che c'è ancora, perché invece sono fermentati. No, ci seguono. Ma sì, ci seguono. Ma perché mi pare una lunga. Abbiamo fatto... È volata il tempo, devo ammettere il tempo. È volata, io lo so. È volata il tempo. 12 e 20. È 11 e 20. Ecco, stavo dicendo, speriamo che vi siete divertiti. Vi siete passati il tempo insieme a noi. Sì. È stato per noi è stato un grande piacere essere qua e spero di esserci ancora a settembre, non adesso, a settembre. Quando vuoi, a disposizione. Sì, lo so, Giuseppe, me lo dici sempre, e quindi io saluto tutti, è stato un piacere ancora, ve lo dico, non voglio ripetere, non so cosa dire, non so cosa fare. Infatti, lei... di qualcosa anche tu, Franco, non lo so, Giuseppe, aiutami, Pierre. Buonanotte. Buonanotte. Voglio sentire il bacino. Va bene. Quindi, sono io che devo ringraziare sia il maestro Franco Bruno che Nino Vigale, perché hanno allietato veramente questa serata, che volata, devo ammettere, volata, e ancora di parlare ci sarebbe molto, però magari faremo qualche altra puntata a settembre quando torna Nino. Lo prometto, io prometto con piacere, verrò qua. Allora, abbiamo
Alla prossima. Ringraziamo, maestro Marco Bruno, Nino Migano. Ciao a tutti. Piero Basile, aiutante presentatore. Bello. Salvatore Italiano, assente alla regia. Nenzi Scattareggia, e mi scuso che non sono dimenticato di fare gli auguri di buon ovazio, li faccio ora. Il nostro grande regista Marco Migano. Bacino, bacione e bacetto, che voi siate. Buonanotte, buonanotte. Grazie a tutti. Ciao. Buonanotte.